Il football, sì, siamo di nuovo qui a parlarne. Ci sono state delle novità importanti? No, ma questo video è necessario rispetto alle tante domande che vengono puntualmente poste sull'argomento. Perché purtroppo non è successo ancora niente, non sta succedendo niente e questo silenzio è divenuto ormai assordante. Konami ci sta sottoponendo a una sorta di tortura cinese in cui tutti siamo continuamente lì a pendere dalle loro labbra in attesa che ci dicano qualcosa su questo benedetto brand e non arriva nessuna notizia. E io vorrei un attimino fare il punto con voi su quella che è la situazione, su quello che potrebbe succedere. È una cosa che facciamo periodicamente, visto appunto che siamo ormai molto molto presenti e forti sul calcio come community. Mi piace un po' chiacchierarne di tanto in tanto. Allora, noi eravamo rimasti ai tempi con la promessa che in primavera sarebbe arrivato l'update più significativo del prodotto, che in qualche modo il gioco sarebbe nato a primavera. Ecco, la primavera è iniziata il 21 marzo, ci stiamo dentro. Quindi è successo qualcosa? No. Sui profili ufficiali di eFootball non si parla di niente che riguardi lo sviluppo del gioco. Si fa riferimento a partite importanti, ma nulla più. Si fa riferimento a eventi di gioco, ma nulla più. Non si fa riferimento a nessun aspetto dello sviluppo in questo momento. E soprattutto non si fa riferimento a quella che è la Master League, che tanta gente sta ancora aspettando. E io vi ricordo che il 22 maggio finisce il campionato di Serie A. Quindi, voglio dire, sono riusciti nell'incredibile impresa di non chiudere un prodotto con tempi tecnici sufficientemente validi per far sì che il pubblico si godesse la stagione calcistica attraverso il football. Ce ne voleva. E nessuno parla, nessuno dice niente, nessuno aggiorna su nulla. La Master League, che peraltro sarebbe stata nelle intenzioni un prodotto a pagamento, un contenuto a pagamento da inserire nell'infrastruttura free to play di football, non è stata minimamente menzionata. Cioè, tutto quello che doveva essere non è stato. Al punto che credo che non ci sia niente in arrivo sotto il profilo dei contenuti. Io credo che eFootball, qui arriviamo un po' al fulcro del video, sia destinato alla morte. E perché lo dico? Perché si stanno facendo sempre più insistenti le voci riguardo a un rebranding, cioè, ve la faccio breve, verrà abbandonato il nome di eFootball e verrà preso un altro nome. Quello è quello che circola in queste settimane, in vari ambienti. Che Konami abbia compreso quanto sia grande il fallimento di eFootball e per ragioni che qualsiasi persona con un minimo di nozioni di marketing vi potrà chiaramente e sinceramente e serenamente spiegare, vogliono abbandonare questo brand per lasciarsi alle spalle il ricordo e di quello che hanno fatto. Quindi probabilmente, e la trovo la prospettiva più concreta e credibile, eFootball morirà. Tornerà PES? È una cosa che non mi sento di escludere, ma credo che la possibilità più concreta sia quella di un terzo brand che potrebbe venire fuori nel prossimo futuro, con cui Konami potrebbe rilanciare definitivamente la propria realtà calcistica. Ma io ve la faccio ancora più interessante. Ve la faccio ancora più interessante perché sapete bene quanto a me piaccia esplorare un po' i vari ambiti di questo settore, quanto mi piaccia andare a scavare, andare a incrociare le informazioni, andare a sfruttare anche quelle fonti che nell'arco della mia vita, ormai sto quasi 16 anni che faccio questo lavoro, mi sono creato per darvi una chiave di lettura con cui vi lascerò. Allora, in questo periodo Konami ci ha abituato purtroppo a un silenzio assordante. Cioè, non arrivano informazioni. E in questo periodo si parla in maniera sempre più insistente di una Sony che è vicina delle nuove acquisizioni. Allora, queste due cose potrebbero unirsi e potrebbero in qualche modo legarsi e potrebbero in qualche modo spiegare il perché del profondo e assordante silenzio a cui Konami ci ha sottoposto, perché Konami potrebbe essere sul punto di essere acquisita da Sony. E di conseguenza il problema di eFootball potrebbe essere gestito e risolto da Sony stessa. Questa è una cosa che inizialmente mi sembrava una follia, improbabile, impossibile, ma che col tempo si è resa sempre più possibile nella mia testa. Perché se così non fosse, se così non fosse, io dovrei pensare che in quel di Konami, in quegli uffici ormai bui e tenebrosi, in cui giocano tutto il tempo ai pachinko,
non ci sia la minima capacità di gestire nulla ormai, e io non lo voglio pensare. Cioè, il silenzio assumerebbe un senso qualora in questo momento stessero discutendo un'acquisizione. Allora dici, sai, a noi non ci frega più niente, poi la patata bollente la mettiamo in mano a Sony, no? Se così non fosse sarebbe preoccupante, perché cioè, farebbe comprendere una volta di più quanto Konami ormai brancoli nel buio, andando a tastoni e sperando di acchiappare la luce per accendere qualcosa che gli dia visibilità per andare avanti. E non voglio pensare che possa essere così. Allora, spostiamoci su questa ipotesi, che è quella che trovo più interessante. Cosa succederebbe se Sony acquisisse Konami? Si andrebbe a prendere un sacco di IP interessanti, fra cui appunto tutto il know-how calcistico, che potrebbe in qualche modo raddrizzare attraverso la propria infrastruttura societaria. E credo che sarebbe molto bello se in questo momento accadesse una cosa del genere. Anche perché, qui chiudo, se no andiamo su troppi ambiti e per adesso voglio limitarmi a quello che vi ho raccontato. Siamo sul punto e sull'orlo di una rivoluzione calcistica, secondo me. La stagione 2022-2023 sarà indimenticabile dal mio punto di vista. Che non vuol dire indimenticabile per forza da un punto di vista positivo, eh. Vuol dire indimenticabile perché ci saranno tantissimi scossoni. Electronic Arts sta per separarsi dalla licenza di FIFA e questo potrebbe determinare grandi cambiamenti. La licenza di FIFA finirà in mano di qualcun altro e questo produrrà un terzo competitor. Uscirà fuori UFL, uscirà fuori probabilmente Goals, questo ennesimo prodotto di cui non si è saputo nulla, e Konami dovrà farci capire che cazzarola vuole fa con Persi Football, chiamalo come mi pare, ma quello è. Cosa accadrà? Non lo so, però sicuramente ci sarà qualcosa di grosso che finalmente porterà cambiamenti, perché ogni volta che c'è il caos, e io sono proprio un forte sostenitore del caos applicato a tutto, ogni volta che c'è il caos c'è freschezza, c'è energia nuova, che può portare anche delle conseguenze apparentemente nefaste nel breve, ma che potrebbe portarne di meravigliose nel corso del tempo. Quindi restiamo aggrappati alla speranza, perché PES non è morto, ma un po' come l'araba fenice sta lì, che sta cercando energia per rinascere. Poi, dove rinascerà, grazie a chi, non lo sappiamo, ma questo settore non può permettersi il monopolio di FIFA. E io lo ripeto, non perché io abbia qualcosa contro FIFA o contro Electronic Arts o contro chi che sia, ma semplicemente perché in un settore non può esserci monopolio, perché il monopolio porta dei danni terrificanti. Ci deve essere perlomeno un minimo di concorrenza. Quindi non auguriamoci mai che resti un solo calcistico, perché sarebbe la fine di tutto. Ragazzi, io per adesso vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate voi, cosa credete che potrebbe accadere, cosa vi aspettate. Speriamo bene. Chiaramente, credo che tra ore, giorni, settimane, spero non mesi, si saprà qualcosa. Vi aggiornerò non appena possibile, però per adesso credo fosse necessario farci una chiacchierata, e sia necessario farci una chiacchierata sull'argomento per prepararci a quello che potrebbe accadere. E poi ce lo godremo insieme.